L'associazione AIPS e il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino organizzano la terza edizione del ciclo di mostre Lo Slancio, dedicate a grandi pittori disabili del Novecento. La mostra Quando l'arte non può diventare moda, aperta al pubblico fino al 1° di maggio, propone oltre 50 opere di Zigaina e Pasolini, di cui 12 disegni di Pierpaolo Pasolini per la prima volta presentati a Torino e in Piemonte. Artisti ed amici sinceri, nonché sodali nel concepire l'arte e quindi la vita stessa. Nei soggetti di Zigaina, legati fin dal principio alla realtà della laguna di Grado, sono sempre vive le osservazioni dei terreni, dei boschetti, lungo gli argini delle ceppaie, dei gelsi, dei vigneti e dei girasoli. Il suo realismo, caratterizzato da una forte carica espressionista, si evolve, anzi si trasforma, in un linguaggio sempre più visionario, liberandosi progressivamente dalle modalità di rappresentazione figurativa e spaziale. L'esperienza pittorica di Pasolini appartiene indissolubilmente alla sua multiforme e vitale forma espressiva, e parte del suo percorso, anche se quello meno conosciuto dal pubblico.